Ciao, in questo video vediamo insieme come insegnare al proprio cane a passarci sotto le gambe mentre camminiamo. È un trick divertente, facile, e questo trick, come tutti gli altri esercizi o tricks, mi raccomando, devono essere fatti con lo scopo di migliorare la relazione, migliorare la comunicazione e divertirsi. Non si tratta né di fare il circo né di snaturare il cane, ci stiamo divertendo. Per fare questa cosa parto dal piede, l'avevamo già visto in un'altra lezione, e anche il luring, e con il cane al piede farò un passo con la gamba contraria, quindi il cane a sinistra, diva a sinistra, faccio un passo con il destro, e in luring invito diva a passarmi sotto la gamba. Quando ce l'ho dall'altra parte vado avanti, quindi faccio il passo con la sinistra e la invito a passare di nuovo sotto la gamba. Piano piano inizio a rinforzarla, magari ogni due o tre passaggi, quindi prendo il bocconcino, faccio il primo passaggio, faccio il secondo passaggio e la rinforzo, fino a che piano piano inizio a proporle i passaggi con la mano vuota, perché altrimenti il cane ascolterà solo se abbiamo il bocconcino in mano e non lo vogliamo. Quindi passaggio di qua con la mano vuota, passaggio di qua di nuovo con la mano vuota e rinforzo, e piano piano allungo e ne faccio 3, 1, 2, 3 e rinforzo, e dopo posso inserire un segnale, potrebbe essere slalom, passa sotto, quello che vuoi, non importa la parola. È un trick molto divertente, serve anche come riscaldamento per i cani sportivi prima di una esibizione, prima di una gara, e mi raccomando, divertiti. E diamo il bentornato a Fabio Marinoni. Buonasera Fabio, ci sei? Sì, buonasera a tutti, buonasera a casa, buonasera al dottor Sorrentino. Lo stavo quasi per dire io, che si è questa coppia di fatto ormai si è riunita, adesso io mi vorrei quasi levare, lascerei voi parlare, perché poi d'altronde è sempre molto interessante. Dottore, qualsiasi cosa, qualunque domanda, ovviamente è sempre bello ascoltare poi un'interazione tra un educatore e un comportamentalista, quindi siamo qui anche per questo. Però sono obbligato comunque a fare delle domande anch'io, se disturbo giuro vado via. No Fabio, la prima domanda che mi viene in mente guardando il video, in genere siamo abituati a vederti all'interno della tua palestra, in questo caso sei all'aperto, perché è un trick, un gioco che è meglio fare all'aria aperta, fuori da, diciamo così, dei momenti, cioè dei luoghi conosciuti dal nostro cane, oppure è stato solo una casualità? Casualità, perché ho avuto una settimana molto intensa e l'unico momento che ho avuto per registrare il video per voi per questa serata ero in giro con i cani nel bosco, e quindi ne ho approfittato per farlo lì. In realtà ogni cosa che facciamo la si può fare sia a casa ma anche fuori, quindi vanno portati anche fuori gli esercizi, quindi prendiamo spunto da questa situazione per dirlo. Un pochino farli fuori comunque aumenta la difficoltà, perché poi anche per il cane ci sono molte più distrazioni. Esatto, è proprio così. Noi siamo partiti anche nel video dal piede, quindi dal luring, quello che abbiamo visto in qualche puntata fa, e ricordo a tutti i telespettatori di Pronto Vet che possono recuperare le puntate precedenti sul canale YouTube di NSL nella playlist Pronto Vet. Qualora non fosse stato fatto il luring o il piede, si può comunque cominciare da questo trick? Sì, non è così facile, diciamo che il cane per fare questo trick deve già avere la propensione a seguire la mano. Con alcuni cani magari può venire subito, naturale, con altri magari un po' meno, quindi dipende. Fabio, da proprietario, da adopter di cane, io lo slalom non mi ero mai lanciato così, diciamo, a livelli estremi, però ho fatto ad esempio l'otto, cioè stando fermo insegno al cane appunto a passarvi tra le gambe. Potrebbe essere un modo per cominciare, potrebbe essere un livello tra virgolette più semplice e poi si va mano a mano camminando? Ma penso che sia quasi più difficile lo slalom, infatti l'otto l'avrei proposto nelle prossime settimane. Eccolo là, il dottor Sorrentino già mi sta guardando malissimo, cioè ok. Andare avanti. Come sempre mi anticipi. Perdonami, no, io pensavo fosse più semplice solo per questo, cioè io pensavo che l'otto fosse più semplice, tutto qui. Adesso gli chiede se riesce a fare lo snowboard, perché poi... sempre più avanti. No, vabbè.
sempre a trattarmi male. Comunque questo è un gioco perfetto qui ad NSL, trattar male Antonio Versano. No vabbè, a parte tutti gli scherzi, grazie mille dottor Sorrentino. Ha qualche domanda per Fabio? No, io sono molto contento che gli esercizi si fanno per aumentare la relazione, cioè noi dobbiamo essere molto interessanti per i nostri cani, altrimenti perdiamo proprio il gusto di lavorare, perché questo è lo spirito secondo me corretto. Sono molto contento che Fabio sta con noi, perché a me piace moltissimo questo senso di educo per aumentare la relazione, quindi non educo perché ho un'esigenza di solo obbedienza, che arriviamo sempre al concetto di antropocentrico sul cane, che è una cosa che io detesto, ma invece educo perché aumento la mia relazione e quindi aumenta la mia qualità di vita col mio cane. Questo è il mio pensiero, ma penso che sia anche il suo. E allora io passo, Fabio, immagino tu sia d'accordo. Sì, assolutamente è così. Infatti di solito chi è contro i tricks o è perché pensa di snaturare il cane, quindi il cane deve fare il cane, non può fare niente che sia diverso da quello che farebbe un cane randagio, per dire che i cani randagi non fanno lo slalom, oppure c'è chi pensa che insegnare queste cose è solamente fare il circo. In realtà se lo si fa con l'approccio giusto, all'interno di questi esercizi ci sono delle attività motorie, il cane si muove, il cane pensa, ragiona, riflette, e passiamo del tempo esclusivo insieme al nostro cane mentre lo facciamo, e questo passare tempo esclusivo sicuramente fa migliorare la comunicazione, perché impariamo a muoverci nel modo giusto per farci ascoltare, e fa migliorare anche la relazione oltre che la comunicazione. Fabio, due domande dai nostri ascoltatori rapidamente. Una ci chiede se questo è un gioco che si può insegnare, lo slalom, un trick che si può insegnare anche ai cuccioli, o essendo particolarmente complesso è meglio insegnarlo a un cane adulto? Il cucciolo, dal momento che sa fare il luring, si può insegnare subito il luring al cucciolo a due mesi e mezzo, in modo molto divertente, lo si può far passare sotto le gambe così, sì, si può fare. L'approccio però deve essere quello di divertiamoci, senza metterlo al piede, fare la cosa perfetta, quindi solo con l'approccio del divertimento sicuramente anche per il cucciolo può essere divertente questa cosa. E poi un'altra domanda di una nostra telespettatrice che ci chiede: la mia cagnolina è ipovedente ma vorrei riuscire a fare questi giochi come per esempio lo slalom, quali rinforzi posso usare per indicarle il percorso da fare oltre al bocconcino, del quale ovviamente seguire l'odore? Se il cane è più vedente, forse mi può venire in soccorso, in aiuto il dottor Sorrentino. Se il cane è più vedente, chiaramente si può utilizzare l'udito, e quindi esatto, attraverso i suoni, le parole che devono sempre essere le stesse, insegnare al cane che quel suono corrisponde a quel comportamento, sì, a quella cosa. I cani ipovedenti, soprattutto i cani quando sono ipovedenti molto precocemente o nascono così, anche le vibrazioni del suono, quindi il suono non solo percepito con l'orecchio ma anche le vibrazioni al suolo, per esempio richiamo le biglie buttate per terra, un colpo di piede particolare sul un po' ad indicare tipo il percorso, sì, proprio sì, sentono benissimo le vibrazioni, quindi sonore e vibrazioni penso siano un ausilio importante. Ora chiaramente poi loro sono più bravi, cioè gli educatori, a inserire queste cose sulla pratica, però ecco sono cose che il cane ipovedente è molto per cui è molto sensibile e possono essere usati. Benissimo, Martina si sbracciava, sì, perché mi sa che anche lei. Se il cane è un po' sordo, perché io ci provo con la mia cagnolina, però è molto anziana e quindi è un po' sorda. E lì la difficoltà è la stessa dell'ipovedente, cioè si trova un modo per farlo, per insegnarlo. Perché solo mio fratello riuscirei a insegnare una cosa del genere. Però lui è adulto, è un cane, è un gatto, anzi, soprattutto. Cagnolina sorda. Cagnolina sorda è un'ottima occasione per imparare a muoversi. Di solito quando i cani sono normodotati, il problema è che i proprietari li riempiono di parole: siediti, seduto, dai, sediti bene, mentre i proprietari che hanno cani che sono sordi hanno l'occasione di imparare a utilizzare la comunicazione non verbale, ed è la cosa migliore, la cosa più utile. E quindi un cane sordo, se tu comunichi non verbalmente nel modo giusto, ti ascolta perfettamente. Okay.
Grazie. Benissimo, ringraziamo Fabio Marinoni per averci insegnato il gioco dello slalom e per aver risposto a tutte le nostre domande. Ogni lezione con l'educatore diventa sempre un modo per migliorare la nostra relazione e aumentare la complicità con i nostri pet. Ovviamente Fabio, con te l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie mille. Grazie a voi, buonanotte a tutti.